gara scoppiettante sin da subito. Il Pescara ha avuto un buon inizio, un buon avvio al sesto minuto, corner di Galano, si inserisce di testa Sorensen, pallone che però non inquadra la porta. All'undicesimo traversa clamorosa del Monza con un gran tiro di Armellino, poi Fiorillo la blocca, qualche protesta da parte dei giocatori del Monza, ma il pallone non aveva completamente varcato la linea bianca. Poi c'è stato al tredicesimo il cambio obbligato tra le file del Pescara, Galano toccato duro è dovuto uscire, al suo posto Vokic. Qualche minuto dopo Pescara di nuovo vicino al gol, questa volta in maniera davvero molto, molto vicina, con Capone, gran giocata del numero 24 biancazzurro che ha colpito il palo alla sinistra di Di Gregorio, battuto. Ancora Pescara in avanti con Odgaard, sfera al lato, il Monza però non sta certo a guardare, risponde con un'incursione in area di Derrico, deviato il suo tiro all'ultimo istante, proprio sugli sviluppi del corner arriva il vantaggio della formazione allenata da Christian Brocchi, c'è un colpo di testa vincente di Frattesi che anticipa tutti, è il minuto 23, i biancazzurri però non demordono e nel finale di tempo ancora Capone costringe Di Gregorio ad una gran parata e poi ci pensa prova dalla distanza Vokic, pallone che sorvola di poco la traversa. Nella ripresa Pescara sempre all'arrembaggio nei primi minuti, subito pericoloso ancora con Capone, gran partita la sua, sfera fuori e soprattutto poi c'è stata la grande occasione, o meglio il prodigio, la grande parata del portiere del Monza su conclusione di Masciangelo. C'è però anche il Monza che poteva chiuderla qualche minuto dopo l'occasionissima di Masciangelo con Armellino che ha fallito davvero in maniera clamorosa il raddoppio per i suoi e poi arriva il pareggio al 27esimo, il pareggio del Pescara con Setter che era entrato da pochi minuti e si era già messo in luce con un colpo di testa molto pericoloso. Il numero 77 del Pescara approfitta anche di un controllo difettoso di un giocatore del Monza e insacca alle spalle del portiere Di Gregorio. Poi ancora gara palpitante con la super parata di Fiorillo in pieno recupero su conclusione, o meglio su calcio di punizione di Colpani, anche lui entrato in corso d'opera. Dunque al Brianteo finisce 1-1 tra Monza e Pescara, Pescara che dà continuità al successo interno per 3-1 sul Pisa e che sabato prossimo affronterà di nuovo in trasferta il Brescia.